Oggi un brevissimo video per spiegarvi come fare a capire se l'antigelo funziona correttamente, ovvero può darvi protezione anche a temperature limite fino ai meno 20 gradi centigradi, ed è quello che dovrebbe garantire quando lo acquistate. Semplicissimo. Prima cosa, individuiamo nella nostra auto il serbatoio, la vaschetta, che nel mio caso è qui. Ok, andiamo ad aprire la nostra vaschetta e con una siringa opportunamente modificata. Allora, io ho preso una siringa e le ho applicato una guaina, un copriguaina di un cavo di una bicicletta e l'ho richiusa con del nastro adesivo. Praticamente l'importante è essere veloci. Andiamo a livello del nostro liquido e praticamente facciamo per aspirare una piccola parte, non ne serve tanto in realtà, e lo andiamo poi a svuotare in un contenitore di plastica. Ripetete l'operazione un paio di volte, più che sufficiente. Dopodiché richiudiamo tutto, lo mettiamo esattamente com'era, tappo ben chiuso, mi raccomando. E portiamo con noi la nostra vaschettina con il liquido, con l'antigelo. Ora non dobbiamo fare altro che inserire il nostro contenitore in freezer. Lasciatelo 2 ore, dovrebbe già bastare. Se volete essere sicuri, fare un test più accurato anche tutta la notte. Considerate che il freezer scende fino a meno 20 gradi centigradi. Ora, se voi non vivete in un posto dove di notte, specialmente, o anche di giorno, la temperatura scende fino a meno 20, non avrete sicuramente questo problema. Però se vivete magari in montagna, sono posti dove scende anche a meno 25, è bene che l'antigelo sia perfettamente funzionante. Questo test, secondo me, è utile. È utile farlo perché le concessionarie consigliano di cambiare l'antigelo molto frequentemente, però non vedo il perché doverlo cambiare se effettivamente lui fa ancora il suo lavoro come quando era nuovo. Non c'è nessun modo migliore di questo, secondo me, per poter provare, anche perché dal momento in cui vi si spacca il radiatore, mi si rompe il radiatore della macchina, in quel momento è un po' tardi. Quindi andiamo a riaprire e controlliamo. Ovviamente, se l'antigelo è ancora liquido, possiamo stare tranquilli, anche farci una gita in montagna, che non avremo sicuramente problemi. E non ci sarà neanche bisogno di sostituirlo. Se invece vediamo che ghiaccia, in questo caso è meglio, cioè tempestivamente, comprare dell'antigelo nuovo e sostituirlo, onde evitare grossi danni al radiatore, all'impianto di raffreddamento della nostra macchina. Con questo è tutto, grazie mille e al prossimo video.